dall'ambasciatrice dell'innovazione. Questa è una definizione. C'è Annelisa Perugello che ha coniato Maria Rosaria perché ha tenuto a battesimo questo sito produttivo. Bene, infatti sono anch'io molto emozionato, lo dico all'imprenditrice Scherillo e all'amica Maria Rosaria. Questi momenti sono veramente, ci toccano il cuore, perché il successo di questa azienda è un successo che permea di sé il territorio. E aver lavorato insieme, e mi piace citare tutta la squadra, molti di loro sono qui grazie all'invito di Clee, che durante la pandemia, durante momenti anche difficili, è stata vicino all'azienda per riuscire a portare il procedimento fino alla fine. Quando il diritto amministrativo, che è questa bestia un po', diciamo, mal vista normalmente, riesce attraverso la creatività delle istituzioni e del privato a raggiungere questi obiettivi che sono di reciproco interesse, devo dire che è una vittoria per tutti. Questo tema dell'ambasciatrice di innovazione, che mi piace tantissimo, quindi adesso me lo metterò proprio sul bigliettino da visita, mi porta a dire, a raccontare molto brevemente, che io sono di rientro, ho fatto un tutt'uno sostanzialmente nelle ultime 48 ore dalla Silicon Valley, da San Francisco, dove abbiamo condotto 10 imprese pugliesi, 10 start-up per la verità, a incontrare una serie di soggetti, di investitori, a visitare realtà aziendali come Apple, come Microsoft, come Cisco, e con una punta di orgoglio provinciale, lasciatelo tirare fuori perché ogni tanto ci sta pure, devo dire che è sempre interessante trovare un benchmark degli obiettivi di riferimento fuori, però è altrettanto interessante scoprire che qualcosa da dire ce l'abbiamo anche noi. E devo dire, nel panorama delle imprese pugliesi, Clee ha una storia da raccontare, come ci ha dimostrato anche stasera, veramente molto interessante, seconda solo a quella che deve ancora creare. Quindi grazie a Clee e grazie a tutti quelli che hanno collaborato. Grazie mille, buona visita. Per il genere.